No, siamo veramente contenti di ospitare questa rassegna, no? Che lo Slow Food è iniziato già da qualche settimana, no? Da qualche mese, Luigi? È da 10 anni che si fa. Questa di quest'anno, da qualche mese. La seconda edizione, il secondo libro presentato. Noi siamo veramente contenti che questa occasione sia un incontro e di inclusione sociale. Quindi spero che questa cosa possa continuare. Questo rappresenta nel nostro programma delle attività riabilitative che sono portate avanti da Cinzia, Luigi e dalla nostra nonna ortolana Graziella, che poi è la parte attiva e pratica, perché senza questo ritorno alla terra sicuramente è la cosa più difficile per noi giovani. Lascio la parola al sindaco e vi ringrazio veramente di questa calorosa presenza. Buonasera. Innanzitutto porto il saluto dell'amministrazione comunale alla comunità, a Martina che la rappresenta, all'autore di questo libro che ci presenterà il libro questa sera, allo Slow Food che collabora attivamente non solo con la comunità ma con altre esperienze che viviamo sul nostro territorio. È con molto piacere che sono qui, per me è sempre un piacere venire nella comunità e conoscere sempre nuove esperienze che voi fate, e quindi l'amministrazione è sempre a disposizione per quello che può, nei limiti del possibile chiaramente, per quello che possiamo fare. Non voglio rubare tempo all'autore perché ci racconterà di questo libro. L'unica cosa che vorrei dirvi è questa: il prossimo anno a Corridonia porteremo un'esperienza unica che è la Coppa del Mondo di paraciclismo, cioè verranno a Corridonia i paraciclisti di 38 nazioni, quindi si svolgerà dal 9 maggio al 12 maggio, 38 nazioni chiaramente di tutto il globo, quindi dalla Nuova Zelanda all'Olanda, dagli Stati Uniti all'Inghilterra. Facciamo 38 nazioni, 20 circa atleti e tecnici che sono insieme a loro, quindi un bel gruppo. Ci interessa, è l'unica esperienza italiana, perché l'unica tappa italiana verrà fatta a Corridonia. Speriamo di organizzarla al meglio, speriamo anche nella vostra collaborazione e contributo, certo, non ero certo di questo, però lo volevo far sapere e condividere per tempo, chiaramente. Penso che sia una bella esperienza, no? Importante come questa, quella un po' più globalizzata, no? Un po' più larga. Riusciamo a vedere. Io sono stato quest'anno a Maniago, perché quest'anno la tappa italiana è stata a Maniago con Renone. Sono stato un fine settimana e, noi che non viviamo quel mondo così particolare ci rendiamo conto delle difficoltà da un lato, ma anche la forza che hanno queste persone, no? Così diversamente abili, vedere correre in bicicletta una persona senza una gamba e senza un braccio apparentemente è impossibile, cioè chiaramente non può correre, no? Invece riescono a correre e dare il meglio in loro, quindi è una bella esperienza, spero che serva anche e soprattutto per far crescere la nostra comunità e le nostre sensibilità. Io scherzando ho detto che speriamo che dal giorno dopo che si chiude questa esperienza non lasciamo più l'auto sullo stadio degli handicappati, perché forse ci rendiamo conto che cosa significa una disabilità, no? Quindi non sono, la lascio lì 3 minuti perché faccio subito, no? C'è qualcuno che ha molto più necessità di noi di lasciarla in quello stallo comodo, vicino magari alla banca, vicino al negozio. Quindi è un insegnamento per tutti noi e speriamo che la comunità corridoniana esca migliore anche da questa esperienza. Scusatemi, grazie a tutti, buona iniziamo. Oggi Slow Food gioca fuori casa, va dal comune, facciamo una sala consigliare per la comunità del Sacrato. Presentiamo un libro che
si intitola La timidezza del richiome. Questo libro è stato conosciuto un po' in Italia grazie a un articolo che ha fatto, che ha fatto con Cita De Gregorio sulla Sud Repubblica, se no dove è partito tutto da questo articolo. Però ovviamente parla di alberi, arbusti e tutto quanto. Nella comunità dove noi siamo, abbiamo iniziato insieme al Profude, e qualcuno l'ha visto, un orto che abbiamo chiamato Orto di Pace. E questo orto di pace io vorrei un attimo dire due parole perché si inserisce un po' sul discorso che dovremo fare dopo. E l'orto di pace l'abbiamo fatto e lo hanno fatto, perché l'hanno fatto gli ospiti che vivono in questa struttura, perché non è che l'abbiamo fatto noi, abbiamo solamente suggerito questa iniziativa. È stato diviso in 5 parti, l'aspetto sensoriale, cioè 5, l'aspetto visivo, l'aspetto olfattivo, l'aspetto tattile, l'aspetto gustativo e sensoriale, uditivo. Parlo di questo perché poi il libro un po' tutta questa roba la elabora. E perché? Perché leggendo un po' un attimo i vari capitoli, l'autore parla innanzitutto di una storia. Su questo libro parla della storia tra due specie viventi alle antipodi, che sono gli alberi da una parte e gli uomini dall'altra, che sembrano molto diversi. Uno, gli alberi sono fermi, noi invece sempre caotici a girare, invece lui dice che siamo molto simili. Allora, ovviamente poi lo spiegherà lui perché, non lo so, però mi sono un po' appuntato le varie parole, no, chiave dei vari capitoli. E un attimo ve le voglio leggere, tanto non se lo posso. Allora, comunicazione non verbale. Osservare. Allenare all'orchio all'osservazione. Crescere. Curare. Prendersi cura. Stress. Dieta. Intelligenza. Astuzia. Ambizione. Memoria. Amicizia. Questo è il libro di psicologia. Ci riguarda, no? Sbaglio, non credo. Ci riguarda il libro di psicologia. Molto più da vicino di quanto si possa immaginare. Molto più da vicino. Allora, per non perdere tempo, perché non devo registrare questa, perché non so quasi niente, partiamo. Volevo un attimo vedere un messaggio che lui lascia alla fine del libro. E lui dice, parlando del... fa una critica, no? A noi, tra virgolette, umani, più di una, però la critica è dovuta al fatto che noi, insomma, ci muoviamo periodicamente, discorso di giorno, però lui alla fine lancia anche un messaggio e dice: fermiamoci e guardiamoci intorno, impariamo a giurire delle piccole cose. Il tempo è il dono più grande che abbiamo ricevuto e il dono più grande che possiamo fare. Ecco, questo è il messaggio che lui, che l'autore Pietro lancia a tutti noi. Perciò adesso passo la parola a lui che ci spiega un po'. Intanto buonasera a tutti. Buonasera. Volevo ringraziare la comunità di San Claudio per avermi chiamato qua. Allora, sei partito da un concetto che corre lungo tutto il libro, perché la differenza sostanziale, per quanto sostengo che siamo più simili noi alle piante di quanto immaginiamo, abbiamo una grossissima differenza, e la differenza è proprio il tempo. Noi siamo geneticamente finiti, noi nasciamo con una data di scadenza. Possiamo pensare di vivere 100? 120 anni, ma poi basta, poi è finita. Le piante invece possono avere una crescita illimitata nello spazio e nel tempo, e questa è la grandissima differenza che c'è tra noi e loro. Noi gestiamo male il nostro tempo. Per tutto il libro io parlo di guardare alle piante come un esempio da seguire, perché noi purtroppo veniamo educati fin da piccoli a gestire il nostro tempo male.
quando andiamo in prima elementare e ci facciamo la prima lezione di storia, la prima cosa che ci fanno fare è disegnare la linea del tempo e ci dicono di incasellare gli eventi del passato, nel caso della lezione di storia. Poi sarà il calendario per pianificare gli eventi del nostro futuro prossimo, lo usiamo tutti i giorni per segnarci che cosa abbiamo, ma sostanzialmente ci viene insegnato a incasellare, a limitare la nostra esistenza sul piano temporale. Cioè noi veniamo educati a mettere in fila i nostri eventi, quello che ci succede nella nostra vita, su una linea. Le piante non ragionano per linee, ragionano per cerchi. Se ci pensiamo, quando tagliamo un albero, la pianta cresce facendo degli anelli annuali. Questi anelli annuali possono essere infiniti, ci sono delle piante che sono qui da 80.000 anni. E non è detto che abbiano una data di scadenza neanche lì. Cioè appunto 80.000 anni significa che noi eravamo ancora a tirarci le pietre e loro erano già lì. Ecco che allora per la pianta il concetto di tempo non è un concetto lineare. Per la pianta è un susseguirsi di stagionalità. Per cui è un ciclo. La primavera è il momento migliore per fare i fiori, per mettere fuori le foglie. L'inverno è il momento migliore per far crescere le radici. L'autunno è il momento giusto per far cadere i frutti. Per la pianta è un susseguirsi. Questo susseguirsi ci insegna una banalità, se vogliamo, che noi abbiamo completamente dimenticato, che è la pazienza. La pianta aspetta, passa la sua esistenza ad aspettare il momento migliore per la cosa che deve fare dopo. Aspetta il momento migliore per farla, non è che decide di prendere il calendario e dice ok, domani faccio le foglie. No, passa un inverno ad aspettare che la temperatura sia abbastanza alta per poi fare le foglie. Passa il tempo ad aspettare che sia il momento giusto per fare i fiori, per far cadere le foglie, per allungare le radici. Non è una pianificazione, è un'attesa. Un'attesa su un tempo ciclico, quasi come se il momento migliore siamo sicuri che arriverà. E questo è il messaggio, secondo me, di carattere psicologico più importante che ha guidato questo libro. Proprio il concetto di tempo. Alle piante serve tempo, a noi serve tempo, e in questo siamo dannatamente simili. Ma noi lo gestiamo male. Dobbiamo imparare a riprenderselo il nostro tempo. Ecco perché la lezione degli alberi per ritrovare il tempo che ci è stato rubato. Proprio perché nel momento in cui ci educano a incasellare il nostro tempo, non ne siamo più padroni fino in fondo. Possiamo muoversi da qui a lì, dall'appuntamento di ieri a quello di domani. Ecco che allora le piante diventano maestre di vita, maestre di uso del tempo, maestre di pazienza, maestre di convivenza. Maestre di convivenza perché quando andiamo in un bosco di quelli veri, non quelli finti che abbiamo fatto noi mettendo giù abeti dappertutto, quando andiamo in un bosco di quelli veri, non c'è una pianta. Ci sono centinaia di specie che condividono lo stesso spazio. Ognuna di queste specie ha una funzione specifica. Ci sono quelli che fissano l'azoto nel terreno, ci sono quelli che usano l'azoto. Diventa tutto un ciclo dove tutti quanti hanno quello che serve. Ecco perché il titolo La timidezza delle chiome. La timidezza delle chiome è un fenomeno che ha studiato un botanico francese, ancora in vita, si chiama Francis Allais. E lui dice, gli alberi quando diventano grandi mostrano questo fenomeno, avvicinano le loro chiome senza mai toccarsi, come se si rispettassero tra di loro, lasciando passare una lama di luce, che è una cosa sciocca da un punto di vista logico, lasciar passare una lama di luce. Perché lasciare dello spazio inutilizzato, della luce che arriva fino al terreno senza essere sfruttata fino in fondo? È illogico per degli esseri per il quale la luce
è la fonte unica di vita, perché loro attraverso la luce fotosintetizzano, dalla fotosintesi ottengono gli zuccheri con i quali creano tutti i loro tessuti, per cui la luce è la loro materia prima per vivere, per cui sprecare della luce è sciocco, invece è necessario fare un passetto indietro. Avete presente quel famoso detto: la mia libertà inizia dove inizia la libertà dell'altro? Per le piante è proprio così, per cui si fermano un attimo prima, 5 cm, 10, 1 metro, perché è luce che una volta che io ho il mio spazio, ho la mia funzione nella foresta come albero, non ho bisogno di più. Siamo noi esseri umani che siamo tronfi, arroganti, prepotenti, che quando abbiamo 100 vogliamo 1000, quando abbiamo 1000 vogliamo 10.000. Le piante no. Le piante sanno fermarsi. Perché quando arrivano alla loro dimensione finale, crescono pochissimo. Quel tanto che serve per continuare a rinnovare i loro tessuti e continuare a vivere. Quindi una pianta che non cresce è una pianta morta. Anche questo è un concetto che spesso e volentieri sottovalutiamo. La pianta ogni anno si ricopre completamente di tessuti di legno nuovo, tant'è che appunto la origine è gli anelli sul tronco, come anche sui rami e da tutte le altre parti, proprio perché ogni anno si riveste di tessuti nuovi. Ma quando arriva la dimensione finale, questi anelli diventano molto molto piccoli, proprio perché non ha più la necessità di andare a cercare la luce, di andare a espandere la chioma. Ha già tutto quello che gli serve. Allora fa quello che noi chiameremo mantenimento. E nel fare questo lascia un pezzo di luce per chi? Per chi verrà. Perché quella luce che arriva fin per terra è la luce che permette ai germogli, ai semi nuovi, di crescere e di rinnovare il bosco. Ecco che diventano dei maestri di vita incredibili, a patto, come si diceva prima, di sapersi fermare un attimo e osservare. E osservare che cosa sono da dirci tra le increspature della corteccia, tra il loro modo strano di annodarsi tra di loro e andare a rincorrere quel confine tra la terra e il cielo. Non so, io cioè, se tu non mi interrompi, io sono capace di andare avanti così ancora 4 ore. Vai. È già successo. 4 ore no, però. Sono state le volte che mi hanno dovuto fermare. Per quello te lo dico. Se per caso avete delle domande, delle cose, anche voi, cioè se avete delle domande, delle curiosità rispetto a quello che dico, non abbiate paura, cioè io finché so vi rispondo, quando non so vi dico che non so e passiamo alla domanda dopo. Ecco che allora gli alberi, quando li osserviamo, ci possono insegnare diverse piccole cose, appunto tempo, convivenza, gestione delle risorse, gestione del suolo. Ma se viviamo in un mondo che stiamo devastando, perché lo stiamo devastando. Adesso io non lo so se c'è qualcuno che mi sta dietro del prossimo ragionamento, che è un minimo di matematica. Allora, ci sono circa 3.000 miliardi di alberi, noi siamo 7 miliardi e mezzo, abbiamo circa 400 alberi a testa, ognuno di noi sparsi in giro per il mondo, 400 alberi. Ogni anno nascono circa 20 miliardi di alberi. No, ogni anno nascono 5 miliardi di alberi, 20 miliardi di alberi è il numero di alberi che noi abbattiamo, coltivazioni, case, sfruttamento del sottosuolo, nuove infrastrutture, trasporti. Ci sono svariati modi in cui usiamo la terra, ma ogni volta che dobbiamo usare della terra nuova sottraiamo un pezzo a quelle che sono le foreste. Ecco che quindi se nascono 5 miliardi di alberi e noi ne tagliamo 20, il deficit è di 15 miliardi ogni anno.
significa che perdiamo due alberi a testa. Ora, 400 diviso 2 sono 200 anni. Prima che venga tagliato l'ultimo albero. Non è proprio uno scherzo. E già qui uno dice, ma sì, 200 anni non è che sono proprio pochi. Ce n'è ancora un po'. Bene. Ora, un albero mediamente fissa 15 kg di anidride carbonica all'interno dei suoi tessuti ogni anno. Ogni essere umano, con le sue attività, emette circa 4 tonnellate di anidride carbonica. Significa che per annullare le nostre emissioni di anidride carbonica, solo le nostre, guardate bene, stiamo facendo un ragionamento esseri umani, piante, stiamo dimenticando di tutto il resto degli ecosistemi. Solo per fissare l'anidride carbonica che noi emettiamo servono 350 alberi a testa. Significa che abbiamo 50 alberi di margine e ne perdiamo due all'anno. Comunque, invece che avere 200 anni adesso siamo 25. Che effetto fa? Rispondetemi, come vi sentite in merito? È brutto, no? Uno dice, tra 25 anni non abbiamo più alberi a sufficienza. Bene. Quello che vi ho appena raccontato è storia. È già successo, è evidente, è sotto gli occhi di tutti, perché appunto, come vi ho detto prima, abbiamo dimenticato un piccolo dettaglio, che non siamo solo noi su questa terra. Tant'è che sentiamo parlare in continuazione, cambiamenti climatici, aumento dei gas serra, perché ci sono già troppi pochi alberi rispetto a quello che facciamo. Quindi l'anidride carbonica aumenta. Se eravamo convinti di avere 200 anni all'inizio del ragionamento, non ne abbiamo più. Ed è questo l'altro grosso messaggio che vorrei portarvi qua. Ho visto che avete fatto un orto. Nel fare questo orto avete messo giù delle piante. Voi avete idea di quanto è prezioso quello che avete fatto qui? Quanto vale il fatto di aver messo giù delle piante in un mondo che sta morendo? Che sta morendo per colpa di ciascuno di noi. È importantissimo salvaguardarlo. Perché? Perché io tra 50 anni non credo che sarò qui. Magari ci saranno i miei figli, magari ci saranno i miei nipoti. Con mio padre ho sempre avuto un rapporto molto molto difficile, però una cosa me l'ha insegnata bene, e cioè che quando sono ospite da qualche parte devo cercare di lasciare meglio di come ho trovato. Non credo di essere l'unico, qui è stato insegnato che quando vai a casa di qualcuno devi lasciare più in ordine, più pulito di come hai trovato, no? Perché vale quando andiamo a casa di qualcun altro? E non vale per questo pianeta, dove alla fine siamo di passaggio, perché appunto 120 anni sono un battito di ciglia nella storia della Terra. Sono poco e niente. Quindi che diritto abbiamo un battito di ciglia di togliere il futuro a chi verrà dopo di noi? Che di fatto è questo che stiamo facendo, non c'è senso girarci. Ecco che quindi io vorrei farvi un invito, proprio perché vi ho visto fare, ho visto cosa avete tirato fuori con le vostre mani. Continuate perché è uno dei pochi modi che abbiamo per dare speranza a chi verrà dopo di noi. Ne abbiamo bisogno, tutti noi, e ne ha bisogno anche chi verrà. Ti ripasso la palla, perché no.
Poi parte delle potature che sono tra le chiamate ferite, no? Le chiamate ferite. Sono ferite, poi ci sono anche i funghi, e di conseguenza le ferite vanno curate in un certo modo, come noi umani. Se ci può spiegare qualcosa di più. Allora, siamo abbastanza diversi tra esseri umani e gli altri. Quando io mi taglio e sulle mie mani, vi posso assicurare che col lavoro che faccio, le ferite sulle mani me le capitano. Scusa, poi parliamo anche del lavoro che fai. No, ci arriviamo, c'è più tempo. Per il tempo, per il mondo. È che io vi ho avvisato che deve essere pericoloso. E vi posso assicurare che capitano spesso. Però passano una settimana, passano due, la mia pelle torna come nuova. Gli altri non hanno proprio la stessa, né la stessa velocità, né la stessa capacità di ricreare i tessuti che vengono persi. Ora, finché si tratta di un ramo lo può rifare la pianta. Ma quando perde un pezzo, quando viene a mancare del legno, non si riempirà più. Avete mai visto un tronco calvo che torna a essere pieno? Io no, e gli alberi ne ho visti. Quindi le ferite sugli alberi funzionano in maniera leggermente diversa. Possiamo aiutarli, possiamo accompagnarli, ma non riusciamo a rimettere il legno dove loro lo hanno perso. Noi, nelle nostre ferite, pian pianino si riformano tutti i tessuti. L'albero cresce sempre verso l'esterno, infatti gli anelli vanno via via allargando, ma se noi togliamo un anello dentro, la pianta non riesce a rifare dentro il legno. Avevo visto una mantiglia. Sì, mia nonna è morta, aveva 83 anni e faceva un piccolo grande orto, faceva gli innesti, no, però chiamava qualcuno per fare gli innesti, dove sai significa, c'aveva tante piante, fiori dal geranio alla ginestra, dell'ortensia, fiocco del carabinieri, faceva l'uva, un tralcio solo, ma quando uva portava non se ne faceva l'acquaticcio, diciamo, nelle nostre parti, la faceva per rendere l'acqua, per rendere l'uva, la schiacciava e poi la metteva su una bottiglia, la faceva fermentare, lo filtrava, veniva il vino quasi. Buonissimo, è una cosa stupenda. Anche questa è una cosa che sugli alberi non ci pensiamo. Poi torniamo alle ferite, però hai toccato un argomento molto interessante, che appunto io prima avevo fatto un discorso. Zappava, potava, tutto zappava, poi col forcone, non so se voi capite, col forcone ci levava la terra così. Allora, è una cosa importantissima questa. Allora, io vi ho fatto un discorso che riguardava è stato molto generale prima, ma se ci fermiamo un attimo a pensare, anche questo ce lo spiegano gli elementari di solito. Piramide alimentare vi dice niente. Piramide alimentare vi dice niente. Ecco. Noi di solito stiamo abbastanza in alto, non abbiamo dei predatori naturali che ci mangiano, no? Però mangiamo più o meno tutto quello che capita. Siamo degli onnivori, quindi tecnicamente non abbiamo grossi problemi. Ma se ci fermiamo un attimo a pensare, quando andiamo a mangiarci, ma che ne so, adesso, allora, dall'insalata, boh, ok, è un vegetale, capito? La palissiana. Ma quando noi mangiamo una bistecca, ogni chilo di bistecca ha richiesto circa 100 kg di erba per essere prodotta. Cioè una mucca, per aumentare di un chilo, deve mangiare 100 kg di erba.
mediamente. Questo ci riporta a un'altra cosa fondamentale, cioè che gli alberi, oltre a darci da respirare, tecnicamente, ci danno anche da mangiare. Tutti i vegetali, non solo gli alberi, adesso vi parlo di alberi perché quello è il mio ambiente, ma tutti i vegetali hanno questa piccola caratteristica, cioè che ogni cosa che mangiamo arriva direttamente o indirettamente a loro. Quindi noi, oltre a respirare, ci mangiamo anche. Ed è stato grazie all'intervento di Rosella. Rosella, che mi è venuto in mente. Ecco, non lo so, io non riuscirei mai a bistrattare qualcuno che mi dà da mangiare, da respirare. No? Cioè, dicono che facciamo tanto e invece non facciamo nulla per gli alberi. Alla peggio li capitozziamo, li votiamo male, li tagliamo. Eppure gli dobbiamo tutto. Questa sarà una discussione psicologica interessante. Cioè, perché se abbiamo gli elementi, perché non, adesso a parte due numeri in più che sono facilmente reperibili, comunque i numeri che vi ho detto prima non è che sono delle cose astratte, non è che servano una laurea di qualche tipo per riuscire a sapere quanti alberi ci sono e quanti siamo noi e fare due conti. Ma perché se è così facile sapere quanto sono importanti per noi, ce lo dimentichiamo? Ce lo dimentichiamo perché li vediamo tutti i giorni, usciamo fuori, ci sono alberi più o meno dappertutto dove ci giriamo, eppure non riusciamo a valorizzarli per quello che in realtà sono. Cosa sei? Ciao, mamma. Non l'avevamo. No, volevo intervenire più tardi, magari. No, mamma, vai tranquillo, non ti preoccupare. No, vabbè, io ho vissuto anche da piccolo in campagna. E io mi ricordo che prima le persone che vivevano in campagna per scaldarsi tagliavano gli alberi. E cosa a differenza di oggi? Prima tagliavano gli alberi grandi e lasciavano praticamente il fusto piccolo accanto, che era la pianta che sarebbe diventata grande. A differenza di oggi che non te li fanno più tagliare. Comunque prima era un ecosistema, tagliare grandi per lasciare piccoli. Sì, perché comunque era una sopravvivenza per scaldarsi. Certo, e dall'altra parte ti posso dire che una volta quando tagliavano gli alberi, per tagliarli, tirarli fuori e tutto il resto, facevano molti meno danni di quelli che facciamo adesso. Perché, appunto, magari qua da noi adesso andiamo dentro con una motosega per far legno, ma nella foresta amazzonica entrano dentro con delle macchine che pesano svariati quintali e arano tutto quello che trova. Per cui qua da noi in Italia le foreste sono ancora gestite abbastanza bene, anche se purtroppo abbiamo comunque delle foreste monospecifiche, cioè abbiamo le foreste di abete, le foreste di larice, le foreste di castagno, le percete, le faggete, ma non abbiamo più la variabilità di una foresta. E questo è un altro punto interessantissimo da toccare, perché allora se mettiamo caso che io sono una popolazione tutta di, ma sì, facciamo di platani, siamo una foresta di platani e arriva il cancro del platano, automaticamente tutta la foresta muore perché non abbiamo nient'altro che non siano platani. E i platani diventano la base, per cui abbiamo detto prima che la piramide alimentare viene data dai vegetali, la base della piramide alimentare, per cui come muoiono i platani per il cancro, muore tutto il resto. Ecco perché diventa importantissima la variabilità. Perché? Perché se io sono un platano e lui è un ciliegio, io mi prendo il cancro del platano, ma lui non può prendersi il cancro del platano, ma è un ciliegio. Questa è un'altra lezione degli alberi. Una lezione che, con i tempi che corrono, è una lezione difficilissima da riuscire a vedere. Ma il diverso, la
risorsa. E le piante ce lo mostrano. Ci mostrano come le diversità sono quello che rende la foresta forte. Sono quello che riescono a rendere la foresta resistente. Perché se fossero tutte foreste monospecifiche, al primo insetto che arriva o alla prima patologia che arriva, stermina tutto. Invece così c'è un platano qua, un platano là, un platano là via. Arriva il cancro del platano, ne mangia uno. Perché tra un platano e l'altro ci sono in mezzo 200 specie diverse. La biodiversità. La biodiversità. Cioè, perché la biodiversità sta alla base del discorso che stai facendo adesso tu. Assolutamente. E contro le multinazionali che invece vogliono promuovere il gusto, cioè poche cose a larga scala. È proprio il contrario. No, assolutamente sì, ma proprio come esseri umani dobbiamo riuscire a recepirla questa lezione, proprio perché ci va a influenzare su voi tutti i punti di vista. In questi giorni, poi, a parte le piante, anche con gli individui, no? La diversità potrebbe essere una ricchezza, invece sembra che la diversità sia un... È proprio quella la lezione di cui stavo parlando, è proprio quella, perché ce lo mostrano loro. Quando vai in una foresta vergine trovi 37 specie diverse, ne trovi una. Cosa ci dice questo? Ci dice che la foresta arriva all'equilibrio, a quello che i biologi chiamano climax, quando le successioni sono arrivate a rendere la foresta omogenea, un insieme omogeneo di tante specie diverse. Ed è lì che si manifesta la timidezza delle chiome. Quando il climax è stato raggiunto, la timidezza delle chiome non è altro che un indice, un fattore che ci mostra quando la foresta è arrivata in equilibrio. Se voi camminate in un bosco e guardate verso l'alto, non in tutti i boschi vedrete le piante che fanno timidezza. Spesso volentieri le vedete incastrate, che si abitano tra di loro, annodate. È perché quella foresta ancora non è in equilibrio. O magari lo era, siamo arrivati noi, e noi di solito siamo dei portatori di scompensi incredibili. Cioè, abbiamo, a livello di massa vivente, siamo lo 0,001. I vegetali sono 97,3, eppure noi abbiamo il potenziale per influenzare la vita di tutti gli altri esseri viventi. Ci viene in mente una frase che sicuramente abbiamo sentito tutti, l'uomo ragno, abbiamo visto tutti, no, Spider-Man? Da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Bene, allora trovatemi qualcuno su questo pianeta che abbia più potere di tutti noi. C'è qualcuno più forte di noi? Qualcuno che riesce a fare quello che facciamo noi? Qualcuno che... Ditemi un essere vivente che non è progettato per andare sott'acqua, che riesce ad arrivare sul fondo della fossa del Marianne. O qualcuno che non ha le ali, che riesce ad arrivare a volare a 10.000 metri. O addirittura fuori, nello spazio. Nessun altro. Grandi poteri. Ecco, è giunto il momento anche di prenderci le nostre responsabilità nei confronti dell'ambiente, nei confronti gli uni degli altri. Perché sì, perché se andiamo ad alimentare l'odio, se andiamo ad alimentare l'odio, finisce come è successo 75 anni fa, quando con una bomba hanno polverizzato un'intera città. Sapete che cosa è successo a Hiroshima? A Hiroshima non ha sopravvissuto assolutamente nulla dopo lo sgancio della bomba atomica, tranne 6 alberi. E già questo dovrebbe farci riflettere su chi è l'essere superiore, dato che a noi ci piace tanto essere tronfi e pensare di essere i migliori. Siamo gli ultimi arrivati. Siamo gli ultimi arrivati, perché se andiamo a fare un minimo di storia e guardiamo l'evoluzione umana, noi siamo qui da 4 milioni di anni circa, tornando indietro fino agli australopiteni, per intenderci.
Bene, se usassimo lo stesso paradigma, lo stesso processo logico, se andassimo a fare lo stesso paragone per la gallina, quella che abbiamo tutti quanti in casa, vi comunico che il parente corrispondente dell'australopiteco è il tirannosauro. 65 milioni di anni contro i nostri 4. La gallina. Gli esseri superiori. Abbiamo solo che da imparare. 6 ginkgo biloba sono sopravvissuti a Hiroshima. Gli unici esseri viventi in grado di sopportare un'esplosione nucleare. Se noi, e torno al discorso dell'integrazione di prima, alimentiamo l'odio e ci polverizziamo tutti quanti con una bella guerra nucleare, le piante sopravvivono? Noi no. Ecco che diventano maestre anche di vita, perché ci dicono in che direzione diventa, in che direzione sarebbe meglio andare, cosa serve a noi per salvaguardarci noi come specie, per fare i nostri interessi, mica quelli di tutto il resto. Ma siamo a un punto dove il fare il bene di questo pianeta e il fare il bene tra di noi è una cosa che ha come tornaconto noi e basta, perché tutto il resto della Terra va avanti lo stesso. Siamo noi che abbiamo bisogno degli altri, siamo gli ultimi arrivati. Il mondo sta benissimo, anzi forse sta addirittura meglio senza di noi. Allora il messaggio è dalla divinezza del religione alla divinezza degli umani. Sì, può funzionare. Può funzionare. Bene, c'è qualcuno che vuole fare? Prego. Buonasera, buonasera. Piacere di incontrarti qui. Io avevo letto quell'articolo su Repubblica un tempo. E naturalmente sono un appassionato di alberi per questo. Non per caso uno si ritrova, però nella mia vita io faccio un infermiere, quindi il mio scopo è quello di curare, però nel nostro codice deontologico ci sono tre parole bellissime che sono prevenire, curare e alleviare, e sempre più noi ci riduciamo ad alleviare e meno curare. E praticamente il tempo e la possibilità di dedicare al prevenire è poco, ne dedichiamo poco, e forse è quello che dovremmo riuscire a fare. Ritornando al tuo discorso in cui ci restano quanti anni ancora di questo passo, non lo sappiamo, sappiamo che stiamo precipitando, non lo sappiamo da quanto ci stoppiamo. Ok, quindi per fare prevenzione forse ci dobbiamo dedicare non solo a divulgare la coscienza di questo pericolo, ma appunto qual è la proposta che ci fai per diventare da semplici difensori a persone attive per poter contrastare meglio o quantomeno rendere migliore la vita che ci ritroviamo. Dico un'altra cosa che ho notato a proposito della timidezza. Là dove abito ho notato che gli olmi non hanno consentito alle chiome dei pini di incastrarsi con loro, per cui i pini che sono venuti dopo o quasi contemporanei hanno una curva nel tronco e gli olmi invece sono rimasti al loro posto. E la stessa cosa ha fatto il tiglio, che è un tiglio secolare, sempre rispetto a un pino che è stato piantato perché il pino pare un pino, cioè i pinoli, gli scoiattoli, eccetera, eccetera. ma anche quello è un modo di rispettarsi, è un modo di non andare a intralzarsi e per farsi piedi. Allora, facciamo una piccola premessa. La natura non è idilliaca, la natura sa essere violenta, sa essere scontrosa, sa essere macabra, ma è molto giusta. Noi non siamo capaci di essere giusti, noi siamo terribilmente indietro da questo punto. Ecco perché, appunto,
un albero non arriva allo sfondo, lo previene, deviando la sua crescita e lasciando chi c'era prima al suo posto. Devia e prende un'altra strada che lo può portare comunque alla luce, ma previene lo sfondo. Perché? Perché mettersi a competere con un albero che è già più alto non è producente, anzi, controproducente. Dall'altra parte, appunto, tu mi chiedi una soluzione. La soluzione è una proposta. La proposta in questo momento è la seguente: non abbiamo, al meglio, non ne sono completamente sicuro, ma diamo per assodato che quello che sappiamo tutti, cioè che non abbiamo ancora la possibilità di essere a impatto zero a livello ambientale. Quindi quello che noi possiamo fare è cercare di restituire agli alberi tutto lo spazio che possiamo dargli. Per cui la soluzione è piantarne quanti? 15 miliardi all'anno. Per riuscire a riequilibrare un po'. E vi dirò di più, piantare 15 miliardi di alberi all'anno non è la soluzione, è una panacea, è un ritardare, è un posticipare. Perché noi piantiamo gli alberi e semplicemente riusciamo, ogni anno che riusciamo a chiudere a zero il bilancio, in questo momento è una deadline che viene spostata avanti di un anno. Non è la soluzione, perché appunto al massimo, se noi adesso nascono 5 miliardi di alberi e noi ne piantassimo altri 15 miliardi, arriveremo a pari con quello che abbattiamo, per cui non risolviamo il problema. Il problema non è risolto, è semplicemente procrastinato. In questo siamo dei maestri, in questo nessun altro specie ci batte, siamo dei procrastinatori nati. È fenomenale il modo in cui riusciamo a dire ok, questo è il problema, lo vediamo più avanti. Facciamo tutti quanti, adesso non è inutile che stiamo a,